che ci occorre per realizzare questa borsa è un inserto in pelle composto da manici doppi, chiusurina con bottone a pressione e fondo. Sono tutti realizzati in vera pelle, li realizziamo noi artigianalmente e troverete tutte le parti sciolte, ma anche, per chi lo volesse, il kit, ok? Quindi sul nostro sito, vi lascio il link qui sotto nella descrizione, troverete già proprio anche il kit montato di queste tre parti in vera pelle. E poi vi occorre una rocca di cordino. Potete usare sia il cordino spaghetti, che è in rocca da 500 grammi, sia la versione nuova del cordino con la novità dell'anno, il cordino cotton, che è un cordino nuovo appunto che ha un 70% di cotone come composizione, è bellissimo, sono rocche da 300 grammi, ma per fare questo modello di borsa una rocca vi basta, è più che sufficiente. Quindi se volete provare questa novità di questo cordino, ve lo consiglio, la volta buona per provarlo, perché si lavora benissimo ed è ottimo, proprio perché non è sintetico come gli altri cordini a cui siamo abituati, ma ha questa grandissima percentuale di cotone. Quindi questo è tutto quello che vi occorre, vi lascio tutti i link in descrizione e adesso andiamo subito col tutorial. Allora, per iniziare partiamo dal foro qui in angolo dell'angolo, diciamo, ci inseriamo all'interno e lavoriamo una maglia bassa. In questo modo. Andiamo a inserirci nuovamente nello stesso foro e lavoriamo una seconda maglia bassa. Ci spostiamo nel foro a fianco e lavoriamo di nuovo due maglie basse, una, rientro nello stesso e lavoro la seconda. E proseguiamo così a lavorare due maglie basse per foro per tutto questo primo lato. Allora, guardate, sono arrivata al termine di questo primo giro, ho lavorato anche i due punti qui nell'angolo, ma adesso dobbiamo cambiare e andare a lavorare l'altro lato. Per fare ciò, qui in questo punto dobbiamo andare a fare altre due maglie, cioè per averne un totale di 4, che ci permetta di poter girare e di avere un bell'angolo. Quindi punto altre due volte all'interno dello stesso foro e vado a lavorare praticamente 4 maglie basse all'interno dello stesso foro. Adesso qui tornerò a lavorare due maglie basse per foro e in questo qua, che è l'ultimo, diciamo, dell'angolo, invece ne lavorerò di nuovo 4. Voilà, vedete che sono arrivata nell'ultimo foro, adesso lavoro le prime due maglie, una, 2, tre e 4. Adesso proseguiamo di nuovo a lavorare qui due maglie basse per foro, nell'ultimo qui ne faremo di nuovo 4 e così via a completare tutto il giro. Per concludere il giro andiamo a puntare nel punto di inizio e andiamo a fare le due maglie mancanti. Due le abbiamo fatte per iniziare, dobbiamo fare le altre due per completare anche quest'angolo. In questo modo puntiamo nel primo punto e chiudiamo facendo una maglia bassissima. In questo modo abbiamo terminato di fare il primo giro. Allora, a questo punto voltiamo il lavoro e prendiamo a lavorare, facciamo una catenella e sarà l'unica catenella che faremo d'ora in poi, non andremo più a chiudere né il giro con la maglia bassissima né faremo la catenella d'inizio, quindi questo passaggio si ripete solo per questa volta. Andiamo a puntare nei punti e io direi che possiamo andare a fare tutte maglie basse, anche perché qui abbiamo un filato molto sfumato, poi ci andremo a mettere le frange, la borsa verrà già molto lavorata di suo e non andrei ad appesantirla con punti particolari, quindi veramente molto semplice, vado a lavorare maglia bassa. Poi volendo, se invece qualcuno di voi vuole sperimentare punti un po' più, diciamo, lavorati, si può tranquillamente fare. Ok, quindi a libera scelta. Io adesso in questo caso faccio tutta maglia bassa, quindi vado a lavorare, come vedete, una maglia per punto.
Quanto riguarda gli angoli, vado a lavorare i punti così come si presentano senza più fare aumenti. Gli aumenti li abbiamo fatti nel primo giro, non vado a farne altri, quindi lavoro semplicemente le 4 maglie basse dell'angolo e poi riprendo a lavorare un'altra maglia bassa per ogni punto. Procedo in questo modo. Una volta arrivati qui nell'ultimo punto, vedete che punto direttamente nella prima maglia del giro e inizio lavorando una maglia bassa, quindi proseguirò lavorando i punti così come si presentano, diciamo per tutta l'altezza del mio corpo borsa, quindi vado a lavorare un punto basso per ogni punto sottostante. In questo modo gireremo in circolare senza più chiudere il lavoro e saliremo lavorando tutte le maglie. Allora, guardate, alla fine ho realizzato 21 centimetri di altezza di lavorazione e adesso vi faccio vedere come andare a creare questa pence. Vedete che di qui l'ho già creata mentre di qui no, e andiamo a vedere insieme come si fa. Allora, innanzitutto voi avrete la borsa così tesa che qui sul centro dovrete andarla a ripiegare in questo modo, quindi prendete le due estremità e le andate a piegare in modo che si crei questa piccola gobbetta, esattamente in questo modo. Dopodiché proseguite a lavorare le maglie basse fino ad arrivare a dove avete stabilito che si terrà la piega. Vedete, sono arrivata esattamente qui dove voglio, quindi dove c'è la piega, e per fare perché questa rimanga tale, prendo l'uncinetto, passo attraverso tutti i punti fino qua dietro. Vedete che li prendo tutti sull'uncinetto e vado a fare una maglia bassa. Stessa cosa per il punto dopo. Entro di nuovo attraverso tutti per assicurarmi che la piega resti intatta, e stessa cosa per l'altro dall'altra parte, quindi vedete che entro proprio passando attraverso tutte le maglie in questo modo, facendo sì che la piega si fissi e resti intatta e la borsa non si allarghi più. Ecco che abbiamo creato una pence. Fatto questo, proseguiamo a lavorare la maglia bassa, le maglie così come si presentano, per due giri per fare il bordino finale. Poi se lo volete più alto potete farne di più. Io farò due giri di maglia bassa ancora. Quindi procediamo in questo modo. Allora, dopo aver fatto la pence, i due giri di maglia bassa sopra la pence, vi faccio vedere come andare a fissare i manici. Io ne ho già fissato uno, in questo modo andremo a fissarli direttamente con l'uncinetto. Adesso vediamo come si mettono dall'altro lato. Allora, prendiamo il nostro cordino, facciamo un piccolo cappietto in questo modo. Andiamo a posizionarci esattamente dove vogliamo fissare il manico e entriamo con estraiamo, diciamo, l'asolina che abbiamo fatto, il cappietto che abbiamo fatto, il giro sotto, un giro sotto il primo giro. Vedete, questo è il primo giro, un giro sotto, alla distanza che calcolate e che vi piace. Prendiamo l'anello del nostro manico, andiamo a inserirci dentro con l'uncinetto in questo modo e andiamo a puntare, cioè ci inseriamo con l'asola, scusate. Allora, asolina infilata, prendiamo il manico e lo inseriamo in questo modo in modo che l'asolina stia all'interno, vedete, così. Infiliamo l'asolina dentro l'uncinetto e andiamo a puntare nel giro sotto in questo modo, nel punto corrispondente nel giro sottostante. Così agganciamo il filo che sto tenendo all'interno della borsa, che è questo qui, così lo agganciamo,
lo tiriamo fuori e chiudiamo facendo una maglia bassissima. Ripetiamo il procedimento, quindi entriamo dentro l'anello nel secondo giro di maglia bassa, prendiamo il filo e lo tiriamo fuori, puntiamo nel giro di sotto, quindi nel secondo giro, alla fine del secondo giro, prendiamo l'asolina e chiudiamo il tutto. Di nuovo, entro all'interno del cerchio, punto qui alla base del primo giro, estraggo il filo, così, punto nel giro sotto, prendo il filo e chiudo facendo una maglia bassa. Vediamolo ancora una volta. Entro con l'uncinetto all'interno del cerchio e punto qui alla base del primo giro. Prendo il filo e lo estraggo. Punto alla base del secondo giro. Prendo il filo. Così. E chiudo facendo una maglia bassa. Abbiamo fatto 4 punti, che sono quelli che ci permettono di tenere fisso l'anello, e adesso possiamo tagliare, tiriamo fuori e dopodiché vado a pescare, faccio rientrare all'interno il filo. In questo modo. E voilà, abbiamo fissato il manico. Adesso andiamo a fare la stessa cosa e andiamo a fissare l'altro dall'altra parte. Ok, dopo aver attaccato i manici, come ultima cosa andiamo ad attaccare la nostra chiusurina. Allora, io vado a fissarla in questo modo, esattamente in mezzo alla pence. Quindi prendiamo quello che è il nostro retro e vado a fissare la chiusura nei due giri di maglia bassa che abbiamo realizzato subito sopra la pence, ok? Quindi ho preso una cotilla fettuccia con una gugliata di filo, mi inserisco qui all'interno e passo nel primo foro. La cucio a X, quindi entro nel secondo foro da questa parte. In questo modo passo nei fori facendo una X. Voilà, passiamo il filo da dentro e chiudiamo. Per quanto riguarda il pezzettino da sotto, giriamo la borsa, vediamo dove va a finire. Quindi va a finire qui. Così, e ripetiamo lo stesso procedimento. Stavolta facciamo la cucitura perimetrale, quindi non la facciamo più a X, ma passiamo nei fori e nel corpo borsa e andiamo a cucire il pezzettino.
E voilà! Ecco che abbiamo terminato la nostra borsa. Adesso la andiamo a chiudere. Ed ecco fatto. Che dite? Semplice, semplice, ma davvero molto carina.